fatica delle chiusure si legge negli occhi dei commercianti della Galleria Umberto I di Napoli, dove le passeggiate e l'andare in giro per compere al momento sono un ricordo. La pandemia di coronavirus, infatti, ha messo a dura prova i titolari di attività e anche l'economia locale. I guadagni sono crollati, i contagi continuano a preoccupare la Campania, ma secondo i commercianti e i cittadini bisogna ricominciare. C'è molta attesa per l'annunciata apertura del prossimo 26 aprile. Le attività chiuse danno anche un senso chiaramente di pesantezza ulteriore su quello che già è stata una situazione veramente molto incombente. Vivevamo una favola, ci siamo trovati in un incubo, ma io comunque mi piace essere ottimista. E tutto ciò passerà anche grazie con le cure al virus, tante cure che ci sono, e soprattutto il vaccino, che è quello che ci deve dare la mentalità di ritornare ad essere quelle di una volta. Chiaramente c'è necessità di lavorare, necessità proprio per far ripartire l'economia italiana. Lungo la centralissima via Toledo, nonostante la zona arancione, si vede un po' di movimento. Ognuno sbircia le vetrine in attesa della riapertura di lunedì prossimo per fare rivivere il centro di Napoli come una volta. La vita prima o poi deve ricominciare, sempre con le giuste precauzioni, ovviamente, per far stare al sicuro tutti quanti, mascherine, igienizzanti, distanze, però è giusto, perché prima o poi bisogna ricominciare. Speriamo bene, incrociamo le dita. Come diceva Edoardo da Passanottata.